Di questa settimana che ci sta facendo eh, rattristare, ma per non rattristarci ci colleghiamo con l'Italia e, eh, eh, come ogni settimana, tra l'altro, e ehm, in particolare oggi parliamo di uno dei festival di fine. Di fine estate, il, il Festival della Mente, dopo, dopo ce lo facciamo eh, spiegare bene di cosa si tratta. E abbiamo il lusso, eh, qui si dice il lusso, il privilegio, in, in, noi qua diciamo il lupo, però forse dovrei dire il privilegio: abbiamo il privilegio di avere con noi Matteo Nucci, che non solo ci parlerà del festival, ma da che gli stavo dicendo prima, da che l'abbiamo con noi, gli chiederemo anche della sua attività di. Scrittore, ehm, eh, beh, di scrittore, mi ha detto di dire solo scrittore perché è un grande scrittore e non solo, è anche un grande tifoso di calcio. Mi sa dopo parliamo un pochino anche di questo. Eh, allora, eh, ha pubblicato numerosi romanzi, è stato varie volte finalista del premio Strega. Ricordiamo, eh, sono comuni le cose degli amici, il toro non sbaglia mai è giusto obbedire alla notte saggi narrativi eh, tra cui le, le lacrime degli eroi nel 2013 achille odisseo e la freccia dell'inganno del 2020 il grido di pan 2023 ehm, eh, e poi eh, altri, altri romanzi difficili le cose belle sognava i leoni l'eroismo fragile di ernest hemingway spazia eh, tra mh, insomma, poi ce lo racconta lui tra cosa spazia adesso io sto zitta perché ho parlato troppo. Benvenuto Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. No, Sono grazie. felice di essere almeno in parte nella vostra splendida città. E che tra l'altro mi stavi dicendo, hai già visitato. Sì, ho passato dei tempi anche lunghi, bellissimi in passato. Sì, anche degli amici insomma una città che amo tantissimo ma che meraviglia poi ci racconti bene facciamo subito dobbiamo pagare questo tributo subito alla redazione perché eh, ho scoperto che sei tifoso di che squadra così vediamo se possiamo andare avanti o no eh, è della Roma Beh, ovviamente va bene. quindi montatelo bene non fate scherzi perché sono non È pronta. altro che la Roma Bene, bene, Vabbè, cioè bene, io non ho mai visto una partita in vita mia, ma poi non cioè, abbiamo una redazione invece sfegatata. Allora, Matteo, parliamo di cose serie, cioè parliamo anche di calcio, una cosa seria, ma parliamo della ragione per cui siamo qua. Inizia tra una settimana a Sarzana, che poi dobbiamo un po' forse raccontare dove sia. Eh, a Sarzana uno dei grandi festival di fine estate. Io me lo immagino, a volte lo descrivo un po' come i TED Talk, poi mi, mi puoi anche dire di no, eh? però è una specie di TED Talk all'italiana o è mal pensato dirla così? Le... Mm, diciamo che per certi versi sì, nel senso che sono molti incontri su mm, aspetti più anche variegati, il che rende unica. La, la, la dimensione di Sarzana come festival, che è un festival dedicato alla creatività, quindi ci sono filosofi, scienziati, esploratori, eh, avventurieri, giornalisti, scrittori, non è un festival di scrittori, filosofi, insomma non è specialistico nel... ecco, e quindi è molto aperto alle menti che che hanno qualcosa da dire sulle, sulle sui temi poi che sono l'argomento del festival. Però direi che diversamente dai, dai TED, le, le, le lezioni sono lunghe, hanno un, un respiro di una certa ampiezza, perché sono tutte tutti incontri, lezioni eh, di un'ora. Quindi c'è il tempo per entrare, c'è una dimensione, diciamo. Appunto, temporale più lenta, più, um, più propedeutica, diciamo così, all'analisi, alla discussione, alla, alla complessità, che spesso invece in quelle brevi lezioni un po' si, si perde. Assolutamente. Questo, questo parallelo perché non so, una cosa quando io ero studente, facciamo così: quando io ero studente, le lezioni andare alle conferenze era una cosa un po' pesantona, bisognava andare alle conferenze, mentre eh, i festival, recentemente, questi grandi festival, non tantissimi, hanno trovato anche una dimensione social e vengono veramente diffuse al di là, vengono diffusi. Alcune idee, alcuni, eh, alcune, diciamo, sì, insights. Al di là di un circolo ristretto di interessati, eh, di è vero. anche dire Cre se non che non è vero. Eh, però, eh, no, 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 è vero, però io penso che, ehm, diciamo, sì, forse questa dimensione in questi ultimi anni, questa dimensione così di festival molto di divulgativi, aperti a tutti non uh, accademici chiusi un dire, sì. pubblico di, 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 di esperti abbia dato il, il, il via a un'apertura maggiore a questo tipo di, di incontri il che però significa anche che a volte l'apertura è tale per cui gli incontri magari non valgono granché. non sto parlando di sarzana perché sarzana è un festival veramente Eccezionale da un punto di vista di qualità, però ci sono tantissimi festival in Italia e a volte ci sono anche situazioni in cui per, in, in nome della divulgazione si dicono un sacco di cavolate. Ecco, voglio essere chiaro: <ride> però, quella cosa che mi interessa di più, a parte poi tornare a parlare di Sarzana, che invece io trovo che sia veramente il festival migliore e più interessante che c'è in Italia. Ma ehm, volevo dire che anche in passato eh, esistevano mh, momenti in cui le conferenze non erano affatto solo da accademici. Adesso io sto parlando con voi e mi viene in mente la meravigliosa conferenza che Garzia Lorca tenne a Buenos Aires, la conferenza sul duende. Beh, se quella è noiosa, no, non è noiosa. Poi c'è un librino no, sul, sulla la, 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 del teoria e gioco del duende, no? che è una meraviglia assoluta e che ci fa, ci fa cogliere la capacità di un poeta di fare una conferenza in cui tocca poeticamente con magia certi temi e sicuramente rapisce la platea. Quindi dipende un po' dalle situazioni, dalle persone, da chi fa la conferenza, eh, insomma, eh, eh, prescinde un po' dall'idea dei festival, che appunto, dico, adesso sono tantissime, in gran parte hanno fatto del bene, a volte però, dico, anche non fanno proprio completamente del bene. Ma noi parliamo, ho capito benissimo. Noi invece dicevamo il Festival di Sarzana ha, eh, ha un livello. Tu dicevi. In, in... Il Festival di Sarzana ha una caratteristica, oltre ad avere questa mh, capacità di mh, apertura a, a, a uno spettro molto ampio di competenze, per cui che supera anche un provincialismo tutto italiano, per cui eh, la letteratura. È molto lontana dalla matematica, no? dalla, dalle scienze, ecco. invece non è affatto così. Ma ehm, a parte questo, ha una caratteristica che eh, mette in scena una serie di incontri, ma molto limitata. Cioè, non è che te, mh, sei a Sarzana. Peraltro, cittadina molto bella, sì, certo. dove le persone si incontrano in quei giorni, si trovano al bar. Magari parleremo anche di questo aspetto, che secondo me è, è uno degli aspetti più interessanti dei festival. Ma dicono è che tu stai lì e alle tre c'è un incontro qua, un altro incontro là, uno su, uno giù e, e, e scegli. No, generalmente c'è un incontro, poi ce n'è un altro, qualcosa si sovrappone inevitabilmente, però gli incontri sono più limitati, ponderati, insomma, e scelti con, con, con attenzione. E in particolar modo io sottolineo il fatto che non sono mai incontri in cui arriva eh, l'autore o lo scienziato, eccetera, a pubblicizzare il suo libro. Vengono persone che hanno si sono preparate su un tema... Che è il tema: ogni anno Sarzana propone un tema e, e ciascuno prepara un, una lezione, un incontro, un, insomma, quindi è molto ricercato come festival da un punto di vista di qualità degli interventi. E del resto il pubblico è un pubblico che pretende molto, perché è un pubblico che ha una mh, ottima tradizione e è un pubblico di persone, quindi. Molto mh, capaci, insomma, appassionate, capaci di, 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 di stricarsi tra le materie di cui si parla. E quindi, insomma, è anche un, un pubblico che mette molto in crisi, il, in crisi da un punto di vista positivo, no? sfida chi va lì a parlare. Quindi, sono una serie di caratteristiche che rendono quei tre giorni mh, parecchio stimolanti, ecco, per tutti, credo, anche per chi va lì a parlare, ecco perché poi vi fermate ma adesso fa faccio un passo indietro perché mi dicevi il bar forse dobbiamo collocarla un po' sarzana non so se tutte le persone che ci ascoltano ce l'hanno chiarissimo nel nord italia nel nord è, no? sarzana è, è, è Liguria la prima Liguria dopo la toscana diciamo quindi salendo verso il nord de dello stivale nella Parte sinistra guardando la cartina, <ride> quindi la parte che poi va verso la Francia, diciamo: certo. no? il grande golfo di, di Genova e di La Spezia di Genova. Sarzana è poco sotto La Spezia, e quindi eh, molto vicina al mare, ma non sul mare. È un paese che ha una bella storia, piccolo. Una storia interessante, anche una storia partigiana interessante. E, ehm, è, è un paese di antiquari, di bei negozi, di, di, di ristoranti dove si mangia divinamente, e, e soprattutto quello che dicevo, in quei giorni è un paese in cui si supera un po' l'aspetto la, più locale, eh, di cui stavo magari un po' parlando adesso, e diventa un, un luogo dove ci si incontra per le vie, ecco ci sono i baretti con le seggiolette fuori, i ristorantini, le, 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 le panchine nelle piazzette, i, i rivenditori di libri, Qua e là, ma insomma sono quattro strade, è piccolo il centro di, di Sarzana, e lì ci si incontra, si chiacchiera, ci si conosce, ci si... gli stimoli sono... sono, sono sono frequenti, quella è la cosa bella che a me piace di, 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 de, della dimensione anche esterna alle, agli incontri sì. di Sarzana. Sarzana è, è un sono tre giorni in cui anche se tu non vai a un incontro ti metti da una parte e qualcuno incontri, ecco, quindi insomma c'è un grande clima di, di apertura e di, di ricchezza culturale nel vero senso della parola non in quello appunto accademico oh ecco, di, di, di freschezza del conoscere quindi è molto bello quest'anno e anche negli anni scorsi ho visto fai una conferenza come si chiamano conferenza o lezioni una lezione come la vuoi chiamare? Beh, lezione forse quelle che io faccio sono considerate un po' delle, delle, delle lezioni. Delle lezioni sì. ecco quindi fai una lezione tutti i giorni ho visto e cioè, sì. ho visto anche quest'anno gli anni scorsi le vedevo le vedevo poi su youtube insisto scusami insisto su questa cosa che si possono vedere poi anche dopo perché non so quante delle persone che ci ascoltano adesso potranno veramente venire a Sarzana quindi insisto un po' a dire che poi sono, sono registrate, sono accessibili in qualche modo. Certamente chi ci ascolta e programma di andare alle cinque terre. I nostri ascoltatori spesso quando vanno in Italia vanno sulla costiera amalfitana e alle cinque terre. Allora prima di andare alle cinque terre Potrebbero inserire o considerare anche un passaggio per, per Sarzana. Torniamo però a noi e a te eh, in particolare. Le diciamo, ogni anno c'è una parola attorno a cui si creano, scrivete le vostre lezioni. È così? Sì, è una, è una parola cardine, un po' il tema, e poi ognuno lo declina secondo la sua uh, attitudine, la sua propensione. No? Quest'anno il tema è la gratitudine, quindi capite che gratitudine è un tema, una parola apparentemente semplice, molto complessa e contraddittoria, quindi insomma una parola che mette in crisi nel senso buono, come dicevo prima. E, um, e, Ciascuno ha le sue competenze e, e, e parla del tema dal suo punto di vista. Eh, non tutti fanno lezioni, adesso tu dicevi, quindi ci, ci terrei a dire, io faccio de, delle, una sorta di lezione, diciamo, c'è chi fa incontri magari a due, ci sono degli spettacoli ci sono mh, delle, del, degli incontri c'è una grande varietà anche di modo di, di, certo. di, di, di raccontare le, le cose non solo di, 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 di competenze diritto, ma certo. di, di, di modo di esposizione e niente tutto qua l'anno non... scorso avete parlato di meraviglia l'anno sì. scorso era sì. meraviglia il tema no allora, Quest'anno è gratitudine, ma non vogliamo farti fare spoiler o farti raccontare prima di cosa parlerai. L'anno scorso hai parlato di meraviglia e l'hai allungata tra scrittori antichi, moderni, filosofi. La domanda qua è. Com'è il processo creativo tuo? Cioè, a un certo punto vi comunicano il tema dell'anno, suppongo, o vi mandano un telegramma con il tema dell'anno, non lo so. E poi lì cosa comincia? Come fai a farti venire in mente di cosa parlerai? Si può raccontare questo dietro le quinte? Beh, c'è un lavoro, innanzitutto sulla parola. Ah. E... Siete quindi... coinvolti o vi arriva così? No, no, viene, viene comunicato il tema dell'anno del, dell se si è invitati io fortunatamente vengo invitato ormai sì, da sì. questo è il decimo sì. anno che vengo invitato a Sarzana quindi sono proprio io innanzitutto mi veniva bene quest'anno perché sono io grato a Sarzana ecco ma eh, eh, viene detta qual è la scelta della parola e, e quindi io che faccio innanzitutto cerco di approfondire un po' Le, le, gli aspetti più controversi, più interessanti della parola e intorno a quella cerco di costruire un percorso per approfondire la parola e per raccontare una serie di scrittori, libri, mh, mh, teorie filosofiche, non filosofiche, insomma, io mi, appass mi appassiono anche parecchio all'intreccio all fra letteratura e filosofia. No? Io sono abbastanza sono appassionato del mondo greco antico, abbastanza esperto diciamo di quel periodo lì e quindi eh, spesso riporto certe, certi racconti all'antichità, Omero, Platone. Eh, quel mondo greco che insomma è decisivo per la comprensione di tutti questi temi archetipici, diciamo, no? Yes. E quindi il, i miti, le storie raccontate dal mito e cerco sempre di, di intrecciare, eh, non sempre, ma insomma molto spesso cerco di intrecciare antichi e moderni e contemporanei, diciamo, per vedere come le cose sono anche, hanno attraversato secoli di storia. Io sono molto, essendo un appassionato di mondo antico, sono convinto che, che cambi poco, che l'essere umano è, eh, sia sempre lo stesso, che le, le, le grandi questioni restino quelle, insomma si nasce, si vive durante la vita, si cerca di fare del proprio meglio per essere felici e quindi si cerca di amare, ma purtroppo spesso si tradisce, si fanno un sacco di cavolate e poi purtroppo la vita finisce, ecco, la vita è breve. E questa è sempre, ecco, quindi io sono convinto che insomma non ci sia una grande distanza fra noi e gli antichi, e che di tutto si è già parlato, ma questo non significa che non se ne debba riparlare, perché ogni volta che se ne parla se ne parla in maniera nuova. Però ecco, io ho questa mente molto poco mh, legata al progresso, no? de de all'idea del progresso. E, e quindi cerco sempre di, 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 di tenere, di, di mettere in luce temi che poi alla fine sono ricorrenti e come eh, nella storia del, 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 della riflessione umana e per mostrare il modo in cui sono stati affrontati, raccontati. E questo è un po' il, il lavoro che faccio. Quindi c'è un vecchio lavoro, e poi scusa, eh, finisco la domanda, mi ero perso per. Quindi individuo una serie di, di storie e poi mi confronto con la direttrice artistica del festival, che è Benedetta Marietti, che è una persona straordinaria, e, 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 e con lei, questo è anche una, un aspetto molto bello di Sarzana, con lei cerco di capire eh, se questi temi, se vale la pena affrontare quei temi, se non c'è qualcosa invece che manca. Se c'è qualcosa di troppo, perché insomma, poi que questioni di questo genere è sempre bello lavorarle in più di, di una persona. Insomma, è bello con confrontarsi, soprattutto se la persona con cui ti confronti è una persona che eh, insomma vale. Certo, certo. Beh, perché poi se ne parla per un anno. Adesso io non... tu racconti, rac hai raccontato molto e lo posso capire eh, il, il clima del momento dei tre giorni ma poi comunque rimangono le, le lezioni rimangono hanno un eco che va oltre i tre giorni quindi immagino scegliate non lo so io non ci sono mai stata lì perché non sono mai stata ultimamente non sono mai in Italia in questi in queste settimane di fine estate però l'eco arriva arriva anche qua e mi immagino che scegliate non solo la parola tema, ma anche la, il come affrontarla con moltissima cura. Ti chiedevo prima quanti libri hai, ma cambio la domanda. Quanto impieghi a costruire una, una di queste lezioni? Anzi, le tre, perché poi forse le pensi tutte e tre insieme. Quanto ci lavori? Quanti mesi ci Ma, lavori? C'è un, un lavoro di preparazione eh, precedente per, per, insomma, per del... studiarla, per certo per delineare gli argomenti, quali sono le questioni per preparare, leggere, eccetera. E poi c'è agosto. Io agosto ormai da dieci anni lo dedico in gran parte a preparare sarzana poiché agosto. È il mese estivo per eccellenza, sì, ma per questo è anche un disastro. Cioè, di, di turismo, io sono un... odio il, turi il turismo per come si è sviluppato in questi ultimi anni, è un disastro totale. Allora cerco di tenermene lontano perché io siamo uno che ama molto viaggiare, eh? quindi voglio dire, mi piace molto il viaggio. No, non mi piace viaggiare dove ci sta Devo... un sacco di gente che va lì tanto per, per ritrovare quello che ha lasciato a casa. E porta solo monnezza in giro per il mondo proprio è una cosa che de detesto <ride> e quindi eh, mi viene bene. Agosto tendenzialmente lavoro alla preparazione di queste lezioni, quindi insomma un lavorone. Un lavoro... Beh, è un bel lavoro perché comunque il pubblico lo dicevo, un pubblico serio che, sì, che, che, che si chiede e poi c'è tanta gente, cioè io, le lezioni che io faccio, cioè, quasi mille persone vengono insomma. Bisogna essere che pagano, quindi bisogna, bisogna far valere quello che, che pagano poco. Il biglietto è, è, è un biglietto molto, molto uh, popolare. Però, insomma, ti dimostra il fatto, che non è che uno va là così, no, va là perché ci vuole andare e se ci sono mille persone che pagano 4 euro per sentire un cretino come me, diciamo <ride> bisogna cercare di far sì che il cretino invece dica qualcosa di interessante se no questi che eh, scusa te lo tirano te sono te lo venuti, venuti fin lì pregustandosela da, dall'anno prima tra l'altro perché penso che tu dici 4 euro ma in realtà poi uno ci, ci investe una persona che viene investe un intero weekend anche come, come tempo proprio in cui potrebbe invece essere al mare no di Aspetta. No, no, io dico che il biglietto è popolare ed è bello che sia così, però ecco, dimostra il fatto che uno, appunto, c'è bisogno di una, una determinazione, la volontà di andare. E il bello di questo festival è proprio questo: che è un festival che, per cui molte persone si muovono da dove vivono, da dove stanno, fanno le vacanze in relazione a quelle tre giornate, in quel periodo per venire lì, insomma, è, è un festival unico. Ce ne sono tantissimi, l'ho detto in Italia, però questo è veramente diverso dagli altri. Per questo, per questo volevamo parlarne. di sarzana da venerdì prossimo se siete in italia non, sare non ci state ascoltando probabilmente ma se programmate le vacanze per l'italia in, in italia per l'anno prossimo tenete tenetene conto e eh, tenete anche conto che appunto poi tra un po inizieranno a comparire ehm, le, le registrazioni delle degli interventi delle elezioni e quindi per un anno potremo Gustarci anche da qua le lezioni sulla gratitudine. Se hai ancora 5 minuti, posso chiederti invece di te, scrittore, volevamo parlare di Sarzana, però adesso ne abbiamo parlato e io volevo parlare invece dei tuoi libri. Sei estremamente prolifico, si sì, dice prolifico in italiano, no? Prospero, olifico. fertile, va bene? Olifico, Quindi olifico, ogni tanto mi dimentico le parole. Allora, sei estremamente fertile, e oltretutto ti muovi tra il romanzo e la saggistica. Come decidi? Come viene ehm, come viene l'idea di no, adesso scrivo un romanzo, adesso mi è venuta questa idea. Co cosa c'è all'inizio di un processo creativo tuo? Beh, dipende è... da, da quello che scrivi, se è un romanzo o un saggio, eh, sono due due domini abbastanza diversi nel la saggistica, c'è cioè lo studio, la preparazione e, ehm, e una scrittura piuttosto tra virgolette controllata. Anche se la, il mio tipo di saggistica è una saggistica molto narrativa, quindi in cui si mescola diciamo lo studio a una divagazione eh, più mh, da, da scrittore, tra virgolette, ecco per essere un po' così veloce nella, nella descrizione. Mentre la creazione tipica di un romanzo c'è. Cioè, Preparazione, studio, anche lì, però c'è soprattutto una, un momento in cui quando si scrive si, fa, si fanno un po' i conti con, con l'inconscio che affiora nel momento creativo della scrittura. Quindi è, un, è una dimensione un po' più, um, insomma, più, più, più oscura, più, meno, meno, meno controllata appunto da, 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 da lavoratore, benché quello dello scrittore. Sia, un lavoro. Io ogni giorno eh, cerco di scrivere le, le, la, le, la, la quantità di, 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 di pagine che mi prefiggo di scrivere. Penso che sia molto importante avere una costanza, una disciplina per mantenere anche la, la fluidità nella scrittura. Io credo molto nel mestiere, nella, nella disciplina della, della, della scrittura. È un mestiere da monacale per certi versi, molto che, che richiede una grande dedizione. Eh, ma se c'è la passione, la, la voglia di dedicarci, sì, questo è molto facile farlo, anche se è un mestiere come tutti gli altri. Quindi uno si sveglia mattina, si mette qui e scrive: eh, c'è poco da fare. E, e poi diciamo io comunque alterno un po' questi due ambiti, mh, ma spesso anche eh, lavoro eh, in maniera sovrapposta, la mattina generalmente la dedico alla scrittura narrativa pura, quella più romanzesca, e il pomeriggio magari alla scrittura saggistica, tanto non è sempre così perché non è che, che io sia un automa, spesso sono fuori, spesso viaggio. Passo molta parte del mio tempo a Atene, in Grecia, e quindi insomma eh, non sono sempre qui. Sono anche... Però, dovunque io sia, cerco di lavorare a, a, ai miei progetti. E, e quindi, quando uno ci lavora quotidianamente a, a, ai progetti che ama, poi è, è, è quasi così naturale scrivere parecchio. Non è che io sia un grafomane, eh, non è che scrivo troppo, però insomma pubblico parecchie cose perché comunque cerco sempre di tenermi all'opera, ecco, di non, di non, di non fermarmi. Il tuo, dei tuoi libri, il tuo preferito? Dunque, dei miei libri, eh, il, il, il romanzo preferito, che è poi il libro che io preferisco in assoluto, è il, il libro che ha avuto meno successo probabilmente, <ride> ovvero sia, no, è un libro che è, è andato in finale al premio Strega, Strega e si intitola, eh. si intitola È giusto obbedire alla notte. È un romanzo a cui ho dedicato molto tempo, molti anni, molti, molta fatica e molta... Molto... Sangue, proprio viscere, ci ha messo eh, e penso che sia un, un libro importante per me è certamente importante, è però un libro un po' respingente. Un po sicuramente molto duro e anche un po' difficile, un po' complesso. È un libro che all'inizio respinge il lettore. Ma questo io l'ho fatto di, spontanea, di mia spontanea volontà, volevo che il lettore. Fosse così messo di fronte a, un, a una scelta, o leggo o non leggo. Le, questo certo non è proprio una grande fur, fur, furberia in tempi di, 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 di lettori che sono sempre eh, numericamente meno meno, sono sempre meno i lettori e sempre meno mh, desiderosi perché tutti questi affari, computer, laptop, smartphone. La velocità delle cose, insomma, ecco, stare lì, prendersi tempi di lettura è più difficile e quindi più difficile. Insomma, è meno scontato di una volta e quindi magari non è stata una grande furbata, tant'è che lo dico, è il libro che probabilmente eh, è meno letto, e meno anche. Racco... Se ne sono anche occupati poco. Quella è la cosa semmai che mi dispiace, diciamo, più che il numero di lettori. Mi dispiace un po' che, che chi se ne poteva occupare non se ne è granché occupato sì. <ride> però forse il succede titolo... sempre quando ti interrompo un secondo il titolo è giusto obbedire alla notte è una frase greca Sì è una è un verso che ricorre in omero nell'Iliade <ride> che vuol dire insomma di notte non si fa la guerra bisogna smettere dalle occupazioni quotidiane e bisogna dormire diciamo però è anche un verso che fa capire che sì, si smette di, di, di fare quello che si fa durante il giorno, che nel, nel poema della conquista di Troia, che racconta la tentata, i giorni in cui si tenta ancora, non si è conquistata Troia, è la guerra. Beh, però la notte, eh, la notte significa, significa fantasmi, dolori. Uh, complessità oscurità inconscio nell'iliade ci sono sono raccontati dei sogni uno dei quali è il sogno più bello mai raccontato dalla letteratura il sogno di, di Achille dopo che è morto Patroclo quando Achille sogna eh, vede in sogno Patroclo e di cui peraltro parlerò quest'anno a Sardana, ne ho già parlato in parte lo scorso sì. anno, ma ne riparlerò in altro modo. È un pezzo di letteratura gigantesco e che appunto ci mostra come la notte ci metta di fronte al nostro inconscio. Ah, io non l'ho letto, però adesso mi stai facendo. Ah, stai per avere una lettrice in più, dobbiamo recuperarlo, devo farmelo portare da qualcuno. Qui avere i libri italiani a Buenos Aires è sempre faticosissimo, però approfittiamo delle persone che viaggiano e che ci portano il caffè e i e libri. E, è giusto obbedire alla notte. E, vabbè, e poi, insomma, altri tuoi libri, eh, dei, dei tuoi tantissimi, sono stati, sono, sono conosciuti, sono stati premiati. L'ultimo. L'ultimo è questo libro in cui ripercorro la, la vita di Hemingway come scrittore. Hemingway è uno scrittore importantissimo nel Novecento, centrale nel Novecento, però molto, molto poco considerato, ormai molto poco letto, perché anche un po' per queste questioni di correttezza. <ride> Invece è uno scrittore che è un grande maestro di scrittura ed è un uomo che, che si è dedicato notte e giorno appunto alla, alla scrittura e che considerava la scrittura come una terapia, come una cura dell'anima. <ride> Quindi insomma è uno scrittore importante e io ho cercato di raccontare quello, non il cacciatore, eh. Eh, il conquistatore, cioè tutti quegli aspetti da copertina che sono un po' stantie ma soprattutto hanno oscurato la parte più bella più, più interessante di Hemingway che è il suo lavoro di scrittore e questo è l'ultimo libro che eh, insomma, mh, di, di saggistica narrativa che devia dalla saggistica narrativa che di solito è dedicata ai greci e eh. il libro magari più, più, che a cui tengo magari di più è quello anche che invece ha avuto un buon, un buon successo non voglio fare sempre che è Le lacrime degli eroi questa, questo, questo percorso nella, nel pianto del mondo antico, gli eroi antichi piangono sempre, no? piangono tutti, dall'inizio alla fine, piangono a viso aperto, non si vergognano di piangere, un aspetto molto interessante oggi in cui <coughs> tendenzialmente se uno piange, soprattutto se maschietti tipo noi, no, 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 non mi devono vedere come uno si vergogna di non essere forte, invece la forza sta nel... Nell'esprimere le proprie emozioni e questo lo dicono molto bene i, gli antichi poeti greci, soprattutto Omero. Matteo, un piacere, è stato un piacere grandissimo parlare con te, parlare di Sarzana, ma non solo, parlare anche dei, dei tuoi libri. Se tornerai a Buenos Aires, fatti sentire. Davvero. Ah, sì, assolutamente, vieni a trovarci. Per chi ci ascolta, se andati in Liguria, ricordate che è una delle regioni che più ha dato, soprattutto nell'Ottocento, che più ha, ha dato eh, persone all'Argentina. Molti, molti italiani d'Argentina hanno lontane in realtà origini liguri, quindi eh, ci ha fatto piacere parlare anche di questo pezzettino della Liguria contemporanea. Buon festival a voi, divertiti, non so se divertiti è la parola, goditelo insomma, godetevelo. E, e buon fine settimana schifoso, piovoso ai nostri ascoltatori. <ride> grazie, grazie. Ciao, buon lavoro.